Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha parlato questo pomeriggio a Palazzo Silone. Il tema principale è l'ordinanza che ha riportato da oggi la nostra regione in zona arancione e le polemiche con il governo. Ascoltiamo. Io non cerco nessuno scontro, cerco sempre il dialogo. Ho chiesto al governo di apprezzare il lavoro fatto dall'Abruzzo e la sua attuale condizione, tenendo presente che il perdurare di queste misure nei giorni più delicati e più importanti per il commercio e per l'economia del territorio sarebbe stata una penalizzazione eccessiva a fronte di modestissimi benefici. Io dal 2 dicembre che ho scritto chiedendo di esercitare questa facoltà di deroga e di tenere presente l'importanza di assumere una decisione in tempo utile per aprire almeno l'8 dicembre al commercio. La risposta non c'è stata, anzi nel report di venerdì scorso l'ordinanza di Speranza decade il 20 dicembre e comunque non prima della prossima cabina di regia che prenderà decisioni efficaci a partire da domenica prossima. E oggi, diciamo, da ieri notte abbiamo cominciato a sentire finalmente in maniera ufficiale dal governo che l'Abruzzo poteva anche uscire il 9. Questo non ci è stato detto la settimana scorsa, nel fine settimana scorso, e non ci è stato neanche annunciato quando io ho di nuovo chiesto al ministro di rivalutare la sua posizione. Cosa risponde la diffida ufficiale che le è arrivata, se non erro, qualche ora fa? Intanto sul piano giuridico contestiamo questa loro applicazione di un metodo che prevederebbe 21 giorni minimo per uscire da una zona rossa, quando la legge ne prescrive 15 di giorni minimi. Su questo metodo di calcolo e su questa applicazione del meccanismo, tutte le regioni hanno chiesto di rivederlo e di cambiare metodologia. E ogni tanto il governo dovrebbe anche avere l'umiltà di ascoltare quello che gli viene detto. Allora, trattarci come se fossimo degli scemi irresponsabili che devono essere tenuti a bada perché sono i bambini dell'asilo mentre i professori stanno solo a Roma dentro al ministero è una cosa che dovrebbe finire. Che cosa deve accadere affinché lei ritiri l'ordinanza? Cosa chiede al governo? Sarebbe sufficiente che il ministro mi desse la disponibilità di emettere lui in ordinanza che da domani ci fosse la classificazione in zona arancione dell'Abruzzo, che è quello che abbiamo sostanzialmente chiesto quando abbiamo chiesto al ministro di tenere conto.